Nelle domeniche che precedono l'inizio della Quaresima, la liturgia, come scavando nel cuore stesso di Dio, ci racconta della sua infinita misericordia. È chiamata infatti questa la domenica della divina clemenza. Come anche afferma Paolo nell'Epistola, ho ottenuto misericordia perché Gesù Cristo ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità. Riferendoci ad alcune grandi esperienze religiose, il tema della misericordia è molto ricorrente. Dio nell'Islam è anzitutto Allah, ma subito dopo viene anche denominato il misericordioso, il compassionevole, caratteristica che nel buddismo indica un tratto fondamentale del Buddha, come se Dio, trapelando da qualche tratto di ogni creatura, ci inducesse ad essere anzitutto misericordiosi, gentili, attenti con profondità alla condizione dell'altro, mettendolo al centro, prevedendo le nostre paure, tenendoci come per mano e, se fosse possibile e lo lasciassimo fare, prenderci addirittura in braccio, accarezzarci, abbracciarci. Come se davanti alla nostra stessa impotenza a risolvere gli infiniti problemi di un mondo attraversato dall'esperienza del male, solo il suo sguardo misericordioso ci potesse acquietare, individuando una via di risoluzione. Sino a raccogliere il grido di ogni bambino innocente, sino a sanare certe ferite incolmabili, come capitava alla giovane Etty Lesum di sentire, di intuire dentro di sé mentre si trovava rinchiusa e circondata da quella infinita miseria che era il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Dentro di me ci sono due grandi sentimenti basilari, dice Etty. L'amore, un amore inspiegabile, forse non meglio identificabile, perché è un sentimento primogeneo nei confronti delle creature e di Dio, o perlomeno di ciò che io chiamo Dio, e alla compassione, una compassione infinita che a volte mi provoca pianti a dirotto. E la compassione capace di misericordia è anzitutto questione di sguardo. Dello stesso sguardo di Dio che ad alcuni uomini è data la grazia di saper replicare ed esprimere nei confronti dei propri simili, come se venisse ad evidenziare un tratto stesso della primordiale somiglianza con Dio, con quella profondità che sa raggiungere il cuore senza ferirlo, ma trasformandolo. Lo sguardo di Gesù che, sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. È come quello del Samaritano che davanti ad un malcapitato, passandogli accanto, lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. È proprio questo che sente Gesù imbattendosi, come ci ricorda il Vangelo di oggi, con un uomo dopo aver insegnato alla folla in riva al mare. Infatti, passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco dell'imposta e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Al principio di qualsiasi incontro, da parte di Gesù non c'è un programma preordinato, ma semplicemente l'invito a seguirlo, a stare con lui. Gesù non intravede anzitutto in Levi un apostolo promettente, solo un invito gratuito, disposto persino a vedersi voltare le spalle, come nel caso di quel giovane ricco che, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Invece Levi di Alfeo si alzò e lo seguì. Così, percorrendo le vie più strette del villaggio, Gesù entra nella casa di un poco di buono, inviso ai più e invidiato per la sua fortuna accumulata attraverso una infinità di espedienti illeciti. Come ci si può aspettare proprio da lui, avranno mormorato i benpensanti, qualcosa di buono.
rincarando la dose al vedere che di gentaglia così poi ne accorreva molti in quella casa, proprio in quel momento. Anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli, erano molti infatti quelli che lo seguivano, ma è proprio a questa folla di persone amate da Gesù e con le quali pare si trovi a suo agio che dobbiamo cominciare a guardare, posando su ciascuno di loro lo sguardo come ci insegna Gesù. Stando al Vangelo, il santo non è propriamente anzitutto un campione di perfezione, neppure un modello da imitare di fronte ad una vita dalla condotta immorale e sregolata. Santo, stando al Vangelo di Gesù, è colui che dopo che lo sguardo di Gesù lo ha raggiunto, accetta di lasciarsi cambiare da lui. Gesù non rifiuta certe domande degli scribi e dei farisei che, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Piuttosto risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Santi, secondo il Vangelo di Gesù, sono anzitutto dei peccatori che hanno ancora il coraggio di sedersi alla sua mensa, senza temere le proprie ferite, senza lasciarsi sopraffare dal senso del proprio peccato. Che sia una buona domenica per tutti.